vai in competizione, quasi una sfida. Sì, all'età tua, teneva la moglie, tre figli, a portava una casa a Nanzo. Anche un pila, pigliate patata. Sì, tale qua la mamma. Apri di sci. C'ha toccato figlio, ma... Che lo sei scettato nervoso? Ma là non mi chiede perché la palla tutta tutta sembra che sta con mia sprava che tu sta peggio la festa e sei scettato pure nervoso. Scritto una dei sette stamattina, creatura, sai, era ancora notte in giro. Era notte, e capite che io faccio il camionista, ho fatto Milano Napoli, non mi sono fermato manco a pigliare un caffè, chi lo sta nervoso? Già secco. Tu hai fatto Milano e Napoli, sei stato comodamente con un camion con riscaldamento a palla. Oh figlio mio, ha ballato tutta la lente. E brutti che ballo sotto i piedi che sta fatto lo creato. Ma io non ci sta niente a fare. Arruinano i figli maschi. Ah, è la mamma. È la mamma. C'è poco da fare. Sono mamma che non è buona far sposare, sono loro, non è buona far sposare. E quando si dice quei discorsi, no signor, se la dai, non supporto più se la dai. O posso dire, e cina la mattina tu spettacolo, coppata, cagapo, coppata, la così. Bene, che se non ci piace a cucinare da cose, che non ci piace a cucinare da cose, che cucinare da già fa. Voto cazzo non deri, ma non mi sei facciato, vai da tutta da già stendere, signor. A già stirare la camicia, ma che è che se signor se la dai, la tatuana la femmina se la dai. Mentono spudoratamente. Provate a chiedere a una mamma, signor, ma suo figlio ha un'età, ma quando si sposa? Io, figlio mio. Signor, chi l'ha ancora piccio figlio? Chi l'ho messo passato, ha fatto 40 anni, lui, tu. E che si è sposato a 60 anni, sto figlio. Sono loro, mentono spudoratamente, non è buono fare sposa. Ecco, ecco perché è antico come il mondo, che la nuora e la suocera si schifano a lontano. Ma magari qua ci sta qualche nuovo vicino alla sua, no signor, ma non chi il viaggio è vicino, le cose per fare il raggio. Voi sapete che io voglio bene da voi, io voglio proprio bene, io vi tengo appeso in canna. Io vi tengo in canna lo primo giorno che faccio visto, sì. Ma che state pazzia? Ecco perché tutte le cose negative che accadono al figlio maschio è colpa della nuora. Tutte le cose negative, assolutamente. Quando a domenica vanno a mangiare a casa la mamma si mette in mezzo su al tuo figlio. Guardate che fine e merda fate che lo create. Che la disgraziata me l'ha inguagliata. Ti devi capire il biondo luogo di una zella. Sono caro, ha fatto carette i capilla a capo. Perché che non è pensiero, signor. Che non è pensiero, signor. Arriva la bulletta, la luce ci ha portato a chi l'ha metti. Chi ci ha dato un combale, chi ci ha capito. Guarda, ha fatto fare le ossa, ha fatto fare, signor, ma che le fa a dieta, disgraziata, capi? Che le fa a dieta, fa a dieta, però figlio mio! O fa mangiare insalata, che è insalata? Un alimento inutile! O crackers, che è tu crackers? Signor, figlio mio, quando stai a casa e mamma sua, si mangiava un chile di maccaroni, salzuppava un piezzo, e panna che fa un tenevo un russo un bacio! Guardate la mia parola contro figure l'onorevole Fassino, ma... È una battaglia persa, non c'è sta niente da fare. Però io dico una cosa, mettiamoci per un momento, perché spezziamo una lancia anche a favore delle mamme, mettiamoci per un momento nella testa di una mamma. Ma una mamma che dice, già, crescere un figlio bello come io solo fino ai 40 anni. Che preoccupazione, signor Maggio, lo va da bocca, mi sciolta. E nuttate e frevetta chi per lì, ma c'è di cacche che sta posto via di mio pallolino, ci voleva le sporche, ci voleva pallolino, ma da credere. Sacrificio annanziare e portare a scuola e vanno a pigliare e sta giovane, porto ombrello, accorto il cane con marciapiede, la macchina e responsabilità e preoccupazione, o cresce bello come io solo fino ai 40 anni. Povera una cosa tanto che è zizzo favaz, adesso quest'uomo è mio, camminato, e che hai scavato tuo figlio mio! Oh no! Ma come può una mamma cedere? Assolutamente!
Ecco che è nato il fenomeno bamboccioni. Questo fenomeno bamboccioni, che i politici si hanno lavato la bocca e chiamato i bamboccioni, 40 anni. Perfino l'ex ministro Brunetta, se lo hai uscito, li chiama bamboccioni. Brunetta! Cioè, li chiama bamboccioni. Tu mi pare Ciccio Bello, sai mi pare Ciccio Bello? Un uomo che ha dovuto cambiare città. Brunetta era di Venezia, ha dovuto cambiare città perché ogni volta che c'era l'acqua alta rischiava di affogare. Una volta andare la ciambella, una volta in braccio andare per capire, e tu gli vuoi dire che tu hai scelto ce lo fra. Però il fenomeno bamboccione esiste, e esiste anche questo troppo affetto della mamma, perché poi la mamma, attenzione, il troppo storpia, perché la mamma è gelosa dei figli maschi. Il problema è quello, guai a chi ci tocca. Già, il sesso era tabù, la mamma non sia mai, ci hanno fatto crescere col complesso di Edipo, perché mamma come ci chiamava la natura nostra? Il pisellino, il fagiolino, il pistolino, tutto coino, mai che una volta dicevo tu ammazza la sprang, no, coino, siamo cresciuti con i piccoli. Noi uomini quando ce ne stiamo siamo convinti che potremmo vincere le prime partite a calcetto. Vi ricordate quando c'era la doccia? C'era la doccia che la mutanda ancora che ci mettevamo i scuri e ci favoriva. Guardavo i compagni di oggi, non sorprende chi lo mamma non capiva, guardavo di chiudere a supposto che come faccio. già il sesso maschile, signori, è discriminato. C'è una discriminazione nei confronti del sesso maschile. Ma perché? Che ha fatto stanno metti? Ma perché lo trattano così? Il sesso femminile si può parlare quando volete voi. Addirittura fanno gli spot in televisione a livello nazionale, fanno gli spot pubblicitari. Queste ragazzine nell'età della pubertà, vedete gli spot? Mamma, se fa una occhettina rossa rossa, come faccio? Non mi preoccupare, mamma, metti la pomatina, ciacca ciacca, vieni bianca un'altra volta. Mamma, è diventata bianca un'altra volta, che bello, mamma mia. Mamma, ma non lo so, ma in quei giorni mi sento strano. Non ti preoccupare, mamma, mettiamo quello con le ali, quello sentire, quello svelo. Si può dire tutto! Ma te mai visto? No, ma diciamo che arrivo questo cosco che succede. Ma allora se già la televisione, i mass media non ne parlano, ma come possiamo pretendere che una mamma ti dice delle cose? Però io dico sempre alle mamme, dovete parlare con i vostri figli, voi siete i genitori, siete quelli che dovete inizializzarli, indicargli il sentiero, il percorso, ce l'ha da rigida il coso come stanno, specialmente i figli maschi che fanno le figure e merda. Perché quando mamma dice mi raccomanda mamma, ma non supporta, questo si fa solo la pipì, ma solo la pipì si fa, cioè ma che c'è solo l'acqua a te? Ma passa la pacchiana là vicino, ciacchi ciacchi, tenga un'occhettina bianca, o pistolino ti dava la baionetta, tu hai detto mamma, dice mamma che è pure là, mamma non ti diceva la verità, ci stai malata mamma, mettilo sotto l'acqua fredda, facci via la polmonite tre volte a piccere, lo teniamo sempre sotto l'acqua fredda, cioè ma ci rendiamo conto? Perché è così? Perché non ci diceva, ma pure le prime esperienze sessuali da ragazzini, voglio quando ce ne sta, ma non l'hanno fatta, dove c'è? Con giornaletto sezzuse, che quando cominciavano le scuole medie cominciavano a girare sul giornaletto pornografico, ma quando arrivava a me mi teniva sei mix. La gente lo reclamava, ma non è da sto fai, no, non coraggio, non ci manca raggio mese, come raggio pezzo, pure mi sei voto io, pure. E pure la mamma, fuori il gabinetto, pure mi mortificava, te ciong stima! Ci hanno fatto crescere col trauma, ci facevano terrorismo psicologico, quando ci ricevono, a mamma, si diventa ciechi! Voglio usciva in due cesse, ma c'erano le samoculistiche su lì. Ma come gli avevo l'occhio a fare i manifestini in mente B-S-L-D-C-L ma io leggo la bellezza nel 6-7 rimane pazzo. Purtroppo è così, dovete parlare, dire la verità ai vostri figli, che poi è la natura, prima o poi o aglione arriva là, non ci sta niente a fare, quando proprio la mamma non ne poteva fare a meno, perché poi il ragazzo cresceva giustamente, le prime esperienze, quando non ne potevano fare a meno, venivano e dicevano mi raccomando mamma, si proprio fa che le cose sporche con quelli zazzosi, perché la zazzosa era sempre a firmare uffici, cioè, preservati a mamma, mi raccomando, fai il sesso sicuro. Nella vita, nel sesso, a sicurezza, la prima cosa, mamma, fai sesso sicuro, a sicurezza! Talmente che mi condizionava, io le prime volte che gli va a fare sesso, io con casca in capo.
che dici, ma che è fa? Ma che ne sa, mamma è finita sotto la botta che frega la capandera, ma che ne sa?